si può combattere contro una squadra tatticamente e tecnicamente, ma quando scende in campo un giocatore come Vanegas è complicato, mister. È complicato perché veramente oggi l'abbiamo limitato in maniera importante, poi ho avuto il calcio piazzato, ne ho avuti due, uno non ha tirato molto bene, l'altro ha fatto un gran gol sulla barriera. Primo tempo avete gestito benissimo, tantissimi pericoli, nel secondo lo stesso, poi il gol di Arrigoni, poi però questo male atavico, i minuti finali che costano carissimo. Beh, nel calcio se non chiude le partite, soprattutto in questo stadio, dura fino al centesimo. Abbiamo avuto secondo me molte più palle gol dell'Aquila, anche giocando in maniera sporca, però l'avevamo preparata così, ripartendo sui loro errori, l'avevamo visto un po' sulle gambe con Roma City anche, quindi l'abbiamo preparata così e oggi, devo dire la verità, ci ha stretto secondo me anche il pari all'occasione. Quanto ha inciso l'assenza di Di Bartolo che dopo pochi minuti, mister, ha dovuto abbandonare il campo e soprattutto come sta? Beh, Marzio è per noi un giocatore importante, penso che l'abbiamo perso per un po' di tempo, quindi però sono, ripeto, mi concentro su chi ho la prossima, già giochiamo domenica, quindi bisogna tirar fuori gli attributi perché queste partite non possiamo lasciare all'avversario. Partita che alla fine si è surriscaldata, è successo qualcosa in particolare in campo? No, c'era un po' di nervosismo perché la posta in palio era alta, però non è successo praticamente niente, dai.